Cari amici, pace e bene a voi tutti. Eccoci di nuovo con le letture francescane. Vi ricordo, soprattutto a quelli che non ci avessero seguito fin qui, che stiamo leggendo La vita prima del Celano, cioè la biografia stesa dal Celano a seguito dell'invito che gli era venuto da Gregorio IX. Il Celano aveva conosciuto personalmente il santo. Aveva raccolto molte testimonianze di diverse provenienze e quindi aveva steso questa biografia, che è la prima appunto, che noi ritroviamo anche nel libro delle fonti. Il Celano ha diviso la biografia in più parti, la prima parte l'abbiamo terminata con la lettura precedente, adesso siamo alle prese della seconda parte, la parte più breve, dove si parla degli avvenimenti degli ultimi 2 anni della vita del santo. E sappiamo che furono 2 anni importanti. Durante questo tempo, e lì ricevete anche le stimmate, il dono delle stimmate sul Monte della Verna. E poi, ecco, morirà il santo. E sarà veramente con grande stupore che scopriranno e che vedranno da vicino con i loro occhi i segni, ecco, le stimmate da lui ricevute qualche tempo prima e che tanto gelosamente le teneva nascoste. Vediamo la descrizione. Pure un'inesplicabile gioia temperava la loro mestizia, la mestizia dei frati che avevano perduto il loro padre. San Francesco è appena morto ai vespri del giorno 3 di ottobre del 1226. Quindi una inesplicabile gioia temperava la loro mestizia e la novità del miracolo riempiva le loro menti di straordinario stupore. Così il lutto si cambiò in cantico e il pianto in giubilo. Infatti mai avevano udito né letto in alcuna scrittura quello che ora vedevano con i loro occhi e a stento ci avrebbero creduto se non ne avessero avuto davanti una prova così evidente. Veramente appariva in lui l'immagine della croce e della passione dell'Agnello Immacolato che lavò i peccati del mondo. Sembrava appena deposto dalla croce con le mani e i piedi trafitti dai chiodi e il lato destro come ferito dalla lancia. Vedevano ancora la sua carne, che prima era bruna, risplendere ora di un bel candore, una bellezza che comprovava in lui il premio della beata risurrezione. Ammiravano infine il suo volto simile a quello di un angelo, quasi fosse vivo e non morto, e le altre sue membra divenute morbide e flessibili come quelle di un bimbo. Niente contrazione dei nervi, indurimento della pelle, irrigidimento del corpo, come suole accadere per chi è morto, ma la stessa mobilità di movimenti degli esseri viventi. Mentre risplendeva davanti a tutti per sì meravigliosa bellezza e la sua carne si faceva sempre più diafana, era meraviglioso scorgere al centro delle mani e dei piedi non i fori dei chiodi, ma i chiodi medesimi, formati di carne dal color bruno del ferro e il costato imporporato dal sangue. E quei segni di martirio non incutevano orrore a chi li contemplava, bensì conferivano molto decoro e bellezza come pietruzze nere in un pavimento bianco. Accorrevano i suoi frati e figli e piangendo baciavano le mani e i piedi del Padre Buono che li aveva lasciati, anche quel lato destro la cui piaga ricordava chiaramente colui che versando sangue e acqua dal suo petto aveva riconciliato il mondo con il Padre. Ognuno del popolo stimava grandissimo privilegio se riusciva, non dico a baciare, ma anche solo a vedere le sacre stimmate di Cristo che San Francesco portava impresse nel suo corpo. Chi a tal vista non avrebbe gioito più che pianto, versato lacrime di gaudio piuttosto che di tristezza? Qual petto di ferro non si sarebbe mosso al pianto? O qual cuore sempre sarebbe stato così impietrito da non spezzarsi dal dolore, da non aprirsi all'amore di Dio e munirsi di buona volontà? Chi poteva essere così ottuso e insensibile da non comprendere in maniera lampante che quel santo, come era insignito sulla terra di così eccezionale dono, doveva essere pure in cielo contrassegnato da indicibile gloria? Ecco, il racconto continua con tutte queste riflessioni del biografo e noi
Continuiamo però al capitolo successivo, dove si racconta anche del pianto delle povere signore presso San Damiano, dove viene portato subito dopo la sua morte il santo. E allora leggiamo questo racconto. I suoi frati e figli, che insieme alle folle erano accorsi dai paesi vicini per avere la gioia di partecipare ai solenni funerali, passarono nelle lodi divine l'intera notte in cui il Padre Santo morì. Ed era tale la dolcezza delle salmodie e lo splendore delle luci da far pensare a una veglia di angeli. All'indomani all'alba arrivarono numerosissimi cittadini di Assisi con tutto il clero e, prelevando il sacro corpo dal luogo dove era morto, lo trasportarono onorevolmente in città, tra inni e canti e squilli di trombe, tutti munitisi di rami di ulivo e di altri alberi, seguendo insieme in solenne corteo le sacre esequie, procedevano cantando a piena voce inni di lode al Signore nello splendore di innumerevoli fiaccole. I figli portavano il loro padre, il gregge seguiva il suo pastore che si affrettava incontro al pastore di tutti. Quando giunsero al luogo dove egli aveva fondato la religione e l'ordine delle sacre vergini, le povere signore deposero il sacro corpo nella chiesa di San Damiano, dove dimoravano quelle sue figlie che gli aveva conquistate al Signore, e fu aperto lo sportellino attraverso il quale le ancelle di Cristo sogliono nei tempi stabiliti comunicarsi con il sacramento del corpo del Signore. Fu aperto anche il feretro che conteneva quel tesoro di celeste virtù, portato ora da pochi, lui che era solito portare molti durante la sua vita. Ed ecco Donna Chiara, che veramente chiara per santità di meriti, era prima madre di tutte le altre, perché era stata la prima pianticella di quella religiosa famiglia, venire con le figlie a vedere il padre che più non parla con loro e non ritornerà più tra loro, andarsene altrove. E guardandolo, raddoppiando i sospiri con il gemito del cuore, tra molte lacrime, si misero con voce soffocata ad esclamare: «O padre, che cosa faremo ora noi? Perché ci abbandoni, misere? A chi ci affidi così desolate? Perché non ci hai dato la gioia di precederti dove vai tu e invece ci lasci qui nel dolore? Come potremmo vivere così rinchiusi in questo carcere ora che più non verrai come un tempo a visitarci? Con te se ne va per noi, sepolte al mondo, ogni nostra consolazione, non ci rimane più un simile sollievo. Chi ci soccorrerà in questa povertà di meriti e di beni materiali? O padre dei poveri, amante della povertà, chi ci aiuterà nelle tentazioni? Tu lo potevi perché ne avevi provate tante, sapendole, guardingo, conoscere. Chi ci sosterrà nel momento delle tribolazioni? O tu che sei stato il nostro aiuto nelle molte tribolazioni che già in abbondanza sperimentammo? O amarissimo distacco, tremenda mancanza, o morte inesorabile che uccidi migliaia di figli e di figlie privandoli di un tanto padre mentre ti affretti a strapparti per sempre colui che, per merito del quale il nostro buon volere, seppure ne abbiamo, raggiunse la sua migliore fioritura». Eccetera, insomma, è lo stile molto, come dire, retorico del Celano, ma se vogliamo farci un'idea di quella che può essere stata la realtà, pensiamo ai dipinti di Giotto, veramente lì notiamo il dolore quasi disperato di Chiara e delle sue sorelle quando viene portato il feretro del santo dalla Porziuncola per poi arrivare ad Assisi. Bene, miei cari, con queste pagine che concludiamo anche questa lettura, credo che la frequentazione di un santo come San Francesco non può che farci bene e sostenerci nel nostro comune impegno di fedeltà al Signore. Pace e bene a tutti.